Bella a tutti, Ria, bentornati con Giri di Campagna, un nuovo video. È martedì, la giornata è finita ieri, e per questo cosa si fa alla fine della giornata? Fantacalcio. Ho appena calcolato le partite, il mio admin, niente, non me le fa prendere, madonna. Dai. Allora, partiamo subito dalla mia partita, vi dirò che questa settimana sono stato veramente sfortunato, però non mi posso lamentare. Partiamo col mio avversario, il Matteo FC. So cazzi. Andanovic, mi scrive Andrea, Franz Kraler, ottimo. Allora, Andanovic 6, 2 gol, 4. Bersalico non gli ha giocato, dopo vi dirò chi gli è entrato. Koulibaly 7, senza modificazioni. Bonucci 6, Pulito, De Vrij 6, Milinkovic-Savic 5,5, che conferma il suo brutto periodo di forma. Nzonzi 6, tutto sommato non una bruttissima partita, anche se perde troppi palloni. Nainggolan non ha giocato, non so perché l'ha schierato, sono un ignorante. Dybala 7, questo è un buon attacco. Inglese 6,5 con gol 9,5, e Insigne 6,5 con assist 7,5. Quindi diciamo che con l'attacco si è rimesso in una buona posizione. Al posto di Bersalico gli entrava Albiol 6, ma non fa il gol 64,5. Sono stato anche abbastanza fortunato barra sfortunato, perché ora vi dirò quanto ho fatto. Olsen 6,5 con 2 gol 4,5. Ho deciso di schierare Olsen perché era una partita importantissima per la Roma, giocava in casa, non lo so, me la sono voluta rischiare, anche perché Skorupski a Genova ne ha prese 4 e Sepe ne ha prese 2, quindi anzi Olsen ha preso anche il voto più alto di tutti, di mezzo. Ate Boer, lo schiero anche questa settimana, 5,5 con assist 6,5. Anzi, io non ti chiedo più di questo, grande Anzi. De Silvestri 6, Pulito. Florenzi 7, buona partita. Izzo 6. Mi starete chiedendo, ma non avevi Kolarov? Sì, in panchina. In panchina Kolarov. Ed è il primo. Baselli 6. Calhanoglu 6. Meite 6 con ammonizione 5,5. C'ha sto vizio, Meite, di prendersi il giallo. Vertù, deludente, 5,5 con giallo 5. E sì, ho lasciato Ramirez in panchina. 7,5 con rete, 10,5. Ho lasciato Veretout, Meite, Calhanoglu, Baselli, Ramirez in panca. Concludo con l'attacco a 2 perché ho schierato un 4-4-2 e ho schierato i miei due bomber, finalmente. Duban Zapata, 6,5 con gol, 9,5. E Icardi, idem, 6,5 con gol 9,5. Grande Duban che si è sbloccato. Grande Icardi, si era già sbloccato. Grandissimo. E ho lasciato in panchina Milik, 7 con 3. Cioè, ragazzi, io ho lasciato in panchina 3 gol, 9 punti. Ma per fortuna la Divano Kiev, collezione 71 punti e mezzo, 0-1, pulito. Si va avanti, signori. Siamo sempre a meno 8 dalla prima in classifica, brucia e non poco. Io vi chiedo come vi è andata poi il fantacalcio, volevo parlarvi un po' di questo weekend perché forse non vi è chiaro. Non siete pronti a quello che succederà questo weekend. Spero vi facciate veramente vedere, come per quanto riguarda le visualizzazioni, perché Andrea non ha postato il video del Ti dirò di più, credo non ve ne sarete accorti, credo. Se ve ne siete accorti siete dei fan di questo canale, quindi complimenti. Ci siamo presi un accordo, ovvero le due penitenze, lui la faceva sicuro perché è stato un cattivo ragazzo, io la dovevo fare in caso non avessi azzeccato, non so parlare. In caso io avessi azzeccato più di 4 partite, non l'avrei fatta. E ne ho azzeccate 4. E ne ho azzeccate 4. Ho azzeccato Milan-Parma 1,
Sassuolo Udinese X, Roma Inter X e Atalanta Napoli 2. Quindi, cosa succede questo weekend? Andrea verrà chiuso fuori dalla finestra per 5 minuti senza maglietta a Cortina. Aspettate, voglio soltanto comunicarvi. Meteo Cortina. Scialla, dai, fanno soltanto 1 grado. Freschetto, diciamo, ci potrà stare per ben 5 minuti. Basta, sì, che non ha messo il video. Io però. Mi farò fare un doppio taglio da lui e tocca tagliare sti capelli. Non davanti perché sennò mi fa pelato, però sulle fasce, diciamo, come insigne quadrato. Quindi io vi chiedo di lasciare like, di stare attenti ai video di questa settimana perché giovedì inizia l'evidenziata Andrea, inizia lo shopping anche se non ho soldi. Bella tutela!